Cari fratelli e sorelle, buongiorno. Iniziamo oggi un ciclo di catechesi sui doni dello Spirito Santo. Voi sapete che lo Spirito Santo costituisce l'anima, la linfa vitale della Chiesa e di ogni singolo cristiano. È l'amore di Dio che fa del nostro cuore la sua dimora ed entra in comunione con noi. Lo Spirito Santo sempre sta con noi, sempre è in noi, è nel nostro cuore. Lo Spirito stesso è il dono di Dio per eccellenza, è un regalo di Dio e a sua volta comunica a chi lo accoglie diversi doni spirituali. La Chiesa ne individua 7, numero che simbolicamente dice pienezza, completezza. Sono quelli che si apprendono quando ci si prepara al sacramento della confirmazione e che invochiamo nell'antica preghiera detta sequenza allo Spirito Santo. I doni dello Spirito Santo sono sapienza, intelletto, consiglio, fortezza, scienza, pietà e timore di Dio. Il primo dono dello Spirito Santo, secondo questo elenco, è dunque la sapienza. Ma non si tratta semplicemente della saggezza umana, no, che questa saggezza umana è frutto della conoscenza, dell'esperienza. Nella Bibbia si racconta che Salomone, nel momento della sua incoronazione al re di Israele, aveva chiesto il dono della sapienza. Ecco, la sapienza è proprio questo, è la grazia di poter vedere ogni cosa con gli occhi di Dio. È semplicemente questo, è vedere il mondo, vedere le situazioni, le congiunture, i problemi, tutto, con gli occhi di Dio. Questa è la sapienza. Una volta noi vediamo la cosa secondo il nostro piacere o secondo la situazione del nostro cuore, con amore o con odio, con invidia. E no, questo non è l'occhio di Dio. La sapienza è quello che fa lo Spirito Santo in noi, perché noi vediamo tutte le cose con gli occhi di Dio. E questo è il dono della sapienza. E ovviamente che questo dono viene della intimità con Dio, del rapporto intimo che noi abbiamo con Dio, del rapporto dei figli col Padre. E lo Spirito Santo, quando abbiamo questo rapporto, ci dà il dono della sapienza. E quando siamo in comunione con il Signore, lo Spirito Santo è come se trasfigurasse il nostro cuore e gli facesse percepire tutto il suo calore e la sua predilezione. Lo Spirito Santo rende allora il cristiano una persona sapiente. Questo però non nel senso che ha una risposta per ogni cosa, che sa tutto. Una persona sapiente non ha questo, nel senso di Dio, ma nel senso che sa di Dio, sa come agisce Dio, conosce quando una cosa è di Dio e quando non è di Dio, sa
questa saggezza che Dio dà ai nostri cuori. Il cuore di l'uomo saggio, in questo senso, ha il gusto e il sapore di Dio. E quanto è importante che nelle nostre comunità ci siano cristiani così. Tutto in loro parla di Dio e diventa un segno bello e vivo della sua presenza e del suo amore. E questa è una cosa che non possiamo improvvisare, che non possiamo procurarci a noi stessi. È un dono che Dio fa a coloro che si rendono docili allo Spirito Santo. E noi abbiamo dentro di noi, nel nostro cuore, lo Spirito Santo. Possiamo ascoltarlo? Non possiamo ascoltarlo. Se noi ascoltiamo lo Spirito Santo, lui ci insegna questa via della saggezza, ci regala la saggezza, che è vedere con gli occhi di Dio, sentire con gli orecchi di Dio, amare con il cuore di Dio, giudicare le cose con il giudizio di Dio. Questa è la sapienza che ci regala lo Spirito Santo e tutti noi possiamo averla. Soltanto chiederla allo Spirito Santo. Pensate, una mamma a casa sua con i bambini, che quando uno fa una cosa l'altro ne pensa un'altra, e la povera mamma va da una parte all'altra con i problemi dei bambini. E quando le mamme si stancano e sgridano i bambini, quello è sapienza? Sgridare ai bambini, vi domando, è sapienza? Cosa dicete voi? È sapienza o no? No! Invece quando la mamma prende il bambino e le rimprovera dolcemente e le dice ma questo non si fa per questo, le spiega e con tanta pazienza, questo è sapienza di Dio? Sì! È quello che ci dà lo Spirito Santo nella vita, eh? Poi nel matrimonio, per esempio, i due sposi, il sposo e la sposa, litigano e poi non si guardano, o se si guardano con la faccia storta. Quello è sapienza di Dio? No! Invece si dice, ma è passata la tormenta, facciamo la pace, e rincominciano ad andare avanti in pace. Quello è sapienza? È quella, quello è il dono della sapienza, che venga a casa, che venga con i bambini, che venga con tutti noi. E quello non si impara, quello è un regalo dello Spirito Santo. Per questo dobbiamo chiedere al Signore che ci dia lo Spirito Santo e ci dia il dono della saggezza, di quella saggezza di Dio che ci insegna a guardare con gli occhi di Dio, a sentire col cuore di Dio, a parlare con le parole di Dio. E così con questa saggezza andiamo avanti, costruiamo la famiglia, costruiamo la Chiesa e tutti ci santifichiamo. Chiediamo oggi la grazia della sapienza e chiediamola alla Madonna, che è la sede della saggezza, di questo dono, che lei ci dia questa grazia. Grazie.